Non trova pace la striscia di Gaza, dove da giorni sono riesplosi violenti scontri che hanno fatto vittime tra militari e civili israeliani e palestinesi. Il presidente Mahmoud Abbas rientra a Ramallah per seguire la situazione. I palestinesi annunciano il cessate il fuoco, ma per ora da Tel Aviv ancora nessuna conferma. Macerie, distruzione e disperazione nella striscia. Sogniamo di vivere come tutti gli abitanti di altri paesi, dice quest'uomo. Ci ho messo 7 anni per avviare la mia attività con tanti sforzi e sudore. E ora è tutto distrutto, non ci sono parole per descrivere quello che è successo. I collaboratori di Abbas hanno definito quella contro Gaza un'aggressione di Israele. L'autorità nazionale palestinese ha deciso di inviare aiuti medici, mentre il portavoce dell'ala militare di Hamas ha minacciato di colpire ancora città israeliane se Gerusalemme persisterà nella sua aggressione. Gli israeliani hanno frainteso tutti i messaggi di pace, ha proseguito il portavoce del movimento radicale. 400 razzi lanciati su Israele e altrettanti raid della controparte che ora richiama i riservisti, forse per preparare, come dicono fonti locali, un'operazione di larga scala proprio a Gaza. Quello che Hamas e la Jihad islamica palestinese hanno cercato di fare è sparare razzi contro civili israeliani per uccidere civili israeliani, ha sottolineato un portavoce dell'esercito dello Stato ebraico. Almeno 100 missili sono stati intercettati, altrimenti il numero dei morti sarebbe stato maggiore. Una situazione sempre più incandescente. Dal Palazzo di Vetro, il segretario generale dell'ONU, Guterres, sta seguendo gli ultimi sviluppi sul fronte della sicurezza, esortando tutte le parti a esercitare la massima moderazione.